Ciao a tutti, aspettate che giro il cellulare, eccomi qua. Ok, ci siamo quasi. Ecco qua, ciao a tutti. Oggi parleremo di questo libro qua, Tracce dal passato, l'ultimo di Penny che ho finito di leggere qualche giorno fa, ci ho meditato un po' sopra e adesso ve ne parlerò brevemente. Vi invito se vi piace quello che faccio, a mostrarmi la vostra gratitudine cliccando su iscriviti e attivando se possibile la campanella. Vi do un'altra comunicazione, cioè che oltre ai video che come al solito escono il giovedì alle 18, anche questo verrà pubblicato giovedì alle 18, ho intenzione di fare due video brevi, sempre alle ore 18, che verranno pubblicati domenica. Adesso aspettate, mi sono presa le date. Domenica 21 gennaio e la domenica successiva 28, sempre alle 18. Saranno dei video molto più corti di questo, in cui vi parlerò dei miei libri, di come sono arrivata a pubblicare su Amazon. In uno vi parlo, anzi nel primo vi parlerò di Splash Europe, che non è un thriller, è un romanzo, ma che io amo moltissimo perché ha una storia e ci tengo a raccontarla. E poi vi parlerò anche di come è nato Omicidio al Museo e delle fonti dalle quali ho tratto le informazioni storiche. Ancora una volta vi chiedo per favore di cliccare su iscriviti e di attivare la campanella, dopodiché passiamo appunto a parlare dell'ultimo romanzo edito dalla Penny. Tra l'altro è giusto che vi dica anche che aspettate perché la luce non è tanto. Ecco, ho sempre dei problemi con la luce, non sono tanto brava. Ma sto imparando. Allora, dicevo, mi sono persa. Stavo dicendo che l'ultimo libro da Penny, che tra l'altro proprio pochi giorni fa ha annunciato per settembre-novembre l'uscita del prossimo libro, quello intitolato Lupo Grigio, che sarà il seguito di questo di cui adesso vi vado a parlare. E speriamo bene, insomma, ecco, ci vorrà del tempo perché sia tradotto in Italia e ci vorrà del tempo. Io spero che esca almeno nell'edizione in francese, canadese, ma in francese, così come ho fatto con altri, lo leggerò prima. Allora, Tracce dal passato. Tracce dal passato gira sostanzialmente attorno a due eventi, due elementi, ecco, più che due eventi. Uno è un quadro di un anonimo che è al British Museum, che è il Paston Tresor, ed è una sorta di elenco dipinto datato 1700 rotti, anzi 1600 rotti, adesso la data esatta non me la ricordo, ed è l'elenco della collezione delle meraviglie di questo signore, questo Pastor, scusate, Paston. È un quadro molto singolare, sono andata a vederlo. Io non sono sincera, non lo conoscevo prima di sentirlo nominato qua nel romanzo. Sapevo che nel 1600 c'era molto interesse per le collezioni. Sapevo che c'erano delle collezioni che si chiamavano le collezioni delle meraviglie, le meraviglie del mondo e dell'altro mondo, le chiamavano, ovviamente le facevano i principi, i re o i ricchissimi signori, come nel caso di questo Paston, che era, in realtà non era un nobile, e
però erano sorte di musei ante litteram. I primi musei sono nati proprio da queste collezioni private, i primi musei, diciamo, statali, ecco, anche se poi allora erano più che altro reali, perché siamo alla fine dell'Ottocento. Poi i musei pubblici hanno tutti dietro le spalle, compreso alcuni musei di Torino, no? Che hanno dietro la collezione privata di opere d'arte, di meraviglie del Savoia. Allora, questo Paston Tresur è un elenco invece che, anziché scritto, pitturato. È un quadro, in realtà, un grande quadro, un grande affresco. E c'è di tutto, c'è dalle ultime innovazioni, stiamo parlando di metà 1600, a un piccolo schiavo di colore, a una bambina che si suppone sia la figlia del committente, ma insomma di preciso non si sa, anche perché, ripeto, il quadro è anonimo. Cosa c'entra questo quadro con le tracce del passato? E c'entra, è in qualche modo la chiave di volta di tutta la situazione. Ovviamente non vi posso dire di più perché non voglio spoilerare la trama, però è un elemento importante. L'altro elemento importante che fa un po' da sfondo e che ha poco a che fare con la vicenda gialla o thriller che vogliate, narrata dalla Penny, ma ha un ruolo importante in tutta la vicenda, è un attacco terroristico alla scuola Polytechnique di Montreal, che è avvenuta nell'84, di cui anche questo io confesso non sapevo nulla. Non sapevo nulla, l'unica giustificazione che ho è che nell'84, proprio in quel periodo, stava nascendo la mia prima figlia e sicuramente sono stata meno attenta alle notizie di cronaca. O è stata poco riportata qua in Italia? No, guardate, non ho idea, mi sembra strano che mi sia sfuggita una cosa del genere, ma è così, mi è sfuggita. Cosa è successa al Politecnico di Montreal? Al Politecnico di Montreal c'è stata una strage ed è stata una strage di donne ingegnere. Cioè, chiamiamolo matto, si è asserragliato dentro l'università. Ha fatto uscire tutti, ha scelto un'aula dell'università, ha fatto uscire tutti gli studenti maschi e i professori maschi, dopodiché ha scientemente sparato a tutte le donne presenti, perché riteneva che le donne non dovessero fare l'ingegnere. E questa cosa sconvolgente è accaduta davvero, ci sono state numerosissime morti. All'interno del romanzo c'è un personaggio che è Natalie Portman, che è una sopravvissuta di questa strage e che ha accettato di far parte del libro della Penny, pur di parlare di quello che è avvenuto appunto a Montreal. Siamo solo nel 1984, non stiamo parlando del 1800. E adesso è un'ingegnera, è un'ingegnera. E niente, questa vicenda fa da sfondo. Come e perché, di nuovo, lo capirete leggendo. Quello che mi premeva era farvi conoscere questo fatto tragico della storia canadese, ma direi della storia dell'umanità, e dell'Occidente, perché veramente è incredibile che nell'84 siano morte delle donne perché, solo perché, si stavano per laureare in ingegneria, considerata da quest'uomo che ha colpito una facoltà per soli uomini. Non solo, ma c'è un seguito che viene raccontato. La Penny ha sempre ovviamente, soprattutto si legge bene nei cartacei, ma anche online. Ha una parte finale in cui racconta appunto le sue fonti, il perché di certe scelte, via discorrendo. E nella parte finale ci racconta il perché di questa scelta e di aver messo sullo sfondo questo evento. Basta.
Veniamo al giallo vero e proprio. Cosa succede senza andare a rivelare niente di importante? Diciamo che Gamache e la sua famiglia, la famiglia Gamache e la famiglia Beauvoir sono sotto attacco. In seguito a un vecchio cold case si ritrovano piano piano, si rendono conto che da anni è stata architettata una vendetta nei loro confronti. E che lo scopo di questa vendetta è praticamente sterminare le due famiglie. Non per niente il titolo è Tracce dal passato. È sempre molto ben scritto, la storia è sempre molto ingarbugliata, ci sono questi continui rimandi al vecchio caso che io amo un po' poco, nel senso che non amo tantissimo i continui passi indietro nella narrazione. Se uno, due, tre va bene, ma qui sono due storie che si svolgono in parallelo. Il vecchio caso e il nuovo caso. Questo non l'ho, ma sono gusti personali, io non l'ho apprezzato particolarmente. Però il libro è bello, è avvincente e come al solito denuncia qualcosa di attuale e insomma, è critico della società moderna e basta. Io direi che sul libro non vi voglio dire altro perché non voglio veramente, come dire, non voglio svelarvi niente, visto che è un libro anche appena uscito, quindi immagino che nessuno l'abbia ancora proprio letto. Vi ripasso il titolo, Tracce dal passato. E con questo vi saluto, vi invito ancora una volta a iscrivervi, vi invito a attivare la campanella in modo per aiutarmi in questo lavoro che sto facendo, servizio che sto facendo. E se avete voglia, se avete piacere, vi invito anche a andare a vedere i video che pubblicherò sui due libri che ho pubblicato come sono nati e perché. Vi abbraccio, stiamo aspettando la neve qua molto, anche se da tanto che ne doveva venire sembra di nuovo che sarà solo una spolverata, pazienza, prenderemo quello che arriva, ma stiamo davvero aspettando la neve adesso. Un abbraccio a tutti e arrivederci, a presto, ciao!